Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi non mi vedete, vedete solo le mie mani con il mio smalto sgrugnato. Però oggi sono qui, come sicuramente avrete letto dal titolo, per andare a fare con voi 3 idee super low cost. E io adesso direi di andare con la prima idea. Allora, la mia idea era quella di andare a decorare questa mini ghirlanda da porta, insomma, per Natale. Tutti gli accessori costano £1 o meno di £1 e direi di andare ad iniziare subito. La prima cosa che ci servirà ovviamente è una piccola ghirlanda, poi sta a voi prenderla della dimensione che insomma vi fa più comodo, che più vi piace. Poi ho preso sempre da Poundland queste lucine qui, che sono lucine semplici però che all'interno hanno anche delle perle. Da The Works ho voluto acquistare questi campanellini perché vi devo dire la verità, non ho trovato nient'altro che mi piaceva e quindi ovviamente per Natale secondo me i campanellini sono molto molto carini, ci stavano e li ho voluti acquistare, sempre pagati £1. E poi ho preso anche questi batuffolini, insomma pompon, mini pompon in tante misure di colorazione verde, bianco e rosso, proprio i colori caratteristici per Natale. E l'ultima cosa che volevo andare ad aggiungere è questo cuore che aveva fatto, se non mi sbaglio, qualche anno fa mia madre, me lo mandò per Natale e io ho sempre tenuto in casa, appeso nel corridoio. Quest'anno ho pensato, ma perché non andare ad attaccarlo sulla ghirlanda? Quindi il totale per questo DIY è £4. Detto ciò, io direi di andare ad iniziare subito con il DIY. Dato che le lucine hanno questa scatolina, insomma, che è un po' antiestetica, io avevo intenzione di andarla a posizionare proprio qui, nel basso, ad andarle ad appiccicare con la colla a caldo in modo tale che non diano troppo fastidio. Fatto ciò, io direi adesso di andare ad attorcigliare tutte le lucine intorno alla ghirlanda. Adesso è arrivato il momento di andare ad attaccare tutti i pallini e tutti i jingle bellini, tutti i campanellini. Ora l'ultima cosa che manca è andare ad attaccare il grande cuore e io avevo pensato di attaccarlo proprio qui, non so se vedete bene, due belle punte, belle grandi. A me tra l'altro mi è finita anche la colla a caldo, che bello! Appiccichiamo il bel cuoricione. Ed ecco a voi la ghirlanda tutta finita, secondo me è veramente veramente carina, un'idea carina anche da regalare a qualcuno. Ed eccoci con la seconda versione, ho deciso di andare ad utilizzare la stessa forma, insomma, di ghirlanda, la stessa grandezza. Vado a posizionare le luci come ho fatto nella prima versione e questa volta ho deciso di utilizzare come decorazione queste bacche, insomma, profumate, ma voi sentitevi liberi, insomma, di utilizzare quello che più vi piace. E come decorazione da posizionare in basso ho scelto questi campanellini, insomma, che mi sono piaciuti e secondo me ci stavano molto bene. Lo fissiamo con un bel punto di colla a caldo e poi passiamo a decorare tutto il resto della ghirlanda. Qua questo è il lavoro finito, io spero che comunque vi piaccia, fatemi sapere anche nei commenti quale ghirlanda vi piace di più. Questa versione è veramente tanto profumata e tanto colorata. Ok, questa è la terza versione che vi mostro. Ho già attaccato le lucine, come sempre le ho posizionate qui su, però questa volta ho attaccato questo Babbo Natale troppo carino che l'ho preso sempre da Poundland, che ha le gambine che si muovono. Adesso faccio lo stesso procedimento con tutti i pompon. Questa volta ho deciso di utilizzare questi che sono leggermente tipo paiuzzati, però facciamo lo stesso identico procedimento della prima versione.
quando siete soddisfatti del lavoro svolto, io ci andrei ad aggiungere un paio di fiocchettine qui e lì, giusto per renderlo un po' più carino, non lo so, secondo me ci stanno bene. Vediamo anche di metterci qualche grindino. Eccoci qua, secondo me questa è adorabile, veramente. Forse è quella che mi piace più di tutti. Spero che il video comunque vi sia piaciuto, spero che vi abbia dato ispirazione per, insomma, qualche DIY molto semplice. Come avete visto, sono veramente semplicissimi. Se ce la posso fare io, veramente ce la potete fare tutti quanti. Non mi resta quindi che salutarvi, io vi mando un bacio grande e noi, se vi va, ci vediamo sempre qui, sempre sul mio canale, con un prossimo video. Ciao!